In questo video mostriamo come si realizza la patina di una riproduzione di cornice antica. Specificamente, si tratta di una cornice Salvator Rosa del Settecento con modanature lisce. La patina consiste nella procedura di invecchiamento della superficie dorata. Tale tecnica esecutiva è fondamentale per dare alla riproduzione il carattere di autenticità. Una patina ben fatta si caratterizza per mostrare scalfiture, consumature e microrotture lungo i lati della cornice. Si contraddistingue inoltre per dare all'oro una tonalità sufficientemente scura da richiamare le dorature dell'opera d'arte antiche. Partendo dalla paglietta, si procede a consumare le lamine d'oro. In seguito, grazie all'uso di un sasso, viene scalfita e leggermente rovinata la superficie della doratura. Poi, mediante l'utilizzo di un martello di gomma, si tenta di curvare delicatamente il morbido profilo ligneo, con lo scopo di ricreare le imperfezioni del tempo. Il punteruolo, infine, serve a produrre l'effetto di falso tarlo. L'ultimo elemento da usare, al fine di concludere la patina, è la gomma lacca. Si tratta di una resina naturale fabbricata in scaglie solubili in alcol, 99,9, che va stesa sull'oro. Mischiata con pigmenti inorganici, precisamente terra di Roma e terra di Siena bruciata, detta anche ocra romana pura. Si crea una soluzione scura che ha il duplice scopo di scurire e di proteggere il semiloro dall'ossidazione. Si notino oltre le pennellate casuali date su angoli, spigoli e parti alte della cornice per creare risalti e contrasti tipici dei modelli antichi. Si vede infine la differenza tra il modello non patinato all'inizio del video e lo stesso modello dopo la procedura della patina.